Buongiorno. Buongiorno. Guglielmo Allogisi, General Manager del settore Imaging della Fujifilm Italia. Ok, dal 2011 è nascita di Fujifilm X100, X-Pro1 nel marzo del 2012. Ha cominciato un cammino stabile e ben precisa, creando un gruppo degli appassionati. È arrivata ad avere oggi GFX 50S, 50R, XH1, XT3 e poi cioè, lasciando anche la parte degli obiettivi cinema. Ok, allora faccio quattro domande. Prego, vediamo se posso rispondere. Ma certo, che ricordi hai di questi 6 anni di cammino con la serie X? Ricordi estremamente piacevoli. Diciamo che io ho avuto una fortuna che in pochi hanno avuto, nel senso che quando Fujifilm ha deciso la politica di cambio di prodotto dalle punte scatta a quello che era il progetto della serie X, ero a Tokyo, all'interno di una tavola rotonda che era una sorta di worldwide meeting, io c'ero, per cui ho visto nascere l'idea della serie X, sapevo benissimo dove avrebbe portato, o perlomeno dove avremmo pensato che avrebbe portato. Quello che ti posso garantire è che è stato ben oltre le più rosee aspettative, nel senso che non era facile, era una strada nuova, totalmente alternativa a quelle che erano le reflex digitali che erano già partite e che erano già molto più avanti di noi. La scelta fu molto semplice, quella di crearci una nuova strada, una politica nostra, un segmento nostro, dove nascere, crescere, cercare di sviluppare nel migliore dei modi la nostra filosofia, il nostro modo di essere, la cultura fotografica che Fujifilm voleva fare. Per cui ti dico, è stato un percorso non facile, assolutamente, ma sicuramente molto interessante e molto soddisfacente. È un'azienda, Fujifilm è un'azienda che ha investito tanto, che ci ha creduto tanto, che continua a crederci e continua a investire, perché quello che tu hai detto poc'anzi, quindi noi siamo passati da avere la serie X, prima con ottiche fisse, poi con ottiche intercambiabili, poi è arrivata la scelta di inserire GFX, medio formato, anche qui ricalca un po'. Super full frame. Super full frame, sì. L'ha voluto chiamare così il mio gran capo, sì. Toshida, perché ti racconto anche un altro aneddoto. Sì. Qualche anno fa io ero in Giappone e ormai la serie X era partita e quant'altro, eravamo agli albori del full frame, il mercato si riempiva la bocca con questo full frame, sembrava che il full frame fosse la panacea di tutti i mali. Io a margine di un evento, mi ricordo più se era un lancio o qualcosa, presi il capo dello sviluppo prodotti di Fujifilm, ragazzo che conosco da tanto tempo ormai, e gli chiesi, ma Makoto, ma questa benedetta full frame? E lui, in maniera molto giapponese, come tu ben sai, mi guardò e mi disse, perché vuoi il full frame? E io ovviamente da commerciale, insomma, perché me lo stanno chiedendo, poi perché sai, il sensore, la grandezza, la qualità dell'immagine, tutto quanto, e lui mi sorprese, perché mi fece una domanda e mi disse, e se io ti dessi un sensore più grande del full frame per fare le stesse cose? E lì sono rimasto anch'io con esattamente la faccia che stai facendo tu in questo momento, cioè completamente spiazzato, completamente con quei punti di domanda che ti rimangono in faccia pensando ma stava scherzando, non stava scherzando, oggi ti posso dire che non stava scherzando. E quindi, cioè, il progetto è partito da molti anni. Il progetto è partito da molti anni. Il progetto, guarda, la cosa bella di questa azienda, di Fujifilm, è che non è un'azienda che sta seduta sugli allori. È un'azienda che ogni anno si rimette in discussione, che ogni anno fa profondi ragionamenti ed analisi su quello che potrebbe essere il futuro. Cerca di tracciare quello che più o meno è una linea guida per lo sviluppo prodotti, ma la cosa bella è che il fatto di avere questo check annuale permette di apportare i correttivi necessari se i correttivi devono essere apportati. Per cui ti dico, sì, è un progetto che è partito anni fa, è un progetto che ha una connotazione ben precisa. Noi abbiamo dichiarato a tutti che avremmo saltato a più pari il full frame per arrivare al medio formato. Quello che non avevano capito, quello che non siamo riusciti a spiegare al mercato è che noi intendiamo il medio formato
in maniera completamente differente da quello che è il medio formato che è conosciuto fino ad oggi. Fino ad oggi tu sai che il medio formato era un prodotto prevalentemente, preponderantemente, destinato al lavoro di studio, per super professionisti, per persone che parlavano, masticavano, vivevano di fotografia altamente professionale, super professionale, gente abituata a lavorare con dorsi digitali. Per noi il medio formato è totalmente diverso. La nostra idea di medio formato è un medio formato usufruibile a un mercato e a una platea di utilizzatori molto più ampia. Tanto è vero che noi abbiamo pensato di lanciare una macchina che avesse costi contenuti, quello che poteva essere un medio formato, con la giusta line-up di ottiche a supporto di quello che volevamo fare, con un'applicazione fuori dagli schemi del medio formato classico. Quindi un'applicazione che sia valida per qualsiasi cosa. Oggi tu hai vissuto il lancio della 50S, che è stato vissuto dal mercato con un minimo di dubbio legittimo, perché quando tu parti con un progetto completamente nuovo, completamente differente, non eravamo preparati a quello che erano i dubbi o alle resistenze del mercato, non pronto molto probabilmente a quello che era la nostra idea. Tanto è vero che, visto anche come è cambiato l'atteggiamento dell'utente finale, sia professionale che non, con il lancio della 50R. Io, se vuoi, te lo traduco in una sorta di presa di coscienza da parte dell'utente finale che non stiamo scherzando. Per cui non era una butade come poteva essere la 50S, cercando di dare una motivazione, un palliativo alla mancanza del full frame. Questo è un progetto. E la 50R lo certifica. Se poi fai conto che lanciata la 50R e in contemporanea presentata la 100, che non è una chimera, è un prodotto che molti hanno visto a Fotochina, io ho già visto la definitiva che verrà lanciata per la primavera, per cui comincia a essere un prodotto di cui le caratteristiche tecniche salienti si conoscono già, per cui ha un 102 milioni di pixel, sarà per la prima volta un backside illuminated, sarà un sensore e una messa a fuoco a contrasto di fase che coprirà quasi il 100% del sensore stesso. E diventa un medio formato con una velocità di messa a fuoco come se fosse una 35 mm. Assolutamente sì. Allora, ti dico che da prendere con le pinze, però quando parlavo con i miei colleghi giapponesi nel reparto sviluppo mi dicevano che loro stanno predisponendo il prodotto perché abbia una messa a fuoco paritetica a quella da T2. Per cui stiamo parlando di una macchina che è ancora oggi sul mercato, che è ancora impressionante, cioè cambia completamente visione del medio formato. Esattamente. Completamente. Ti dirò di più. Sì. Tieni conto che voi l'avete vissuto come rivenditore. Fujifilm ha una filosofia che non è quella di partire dal basso per salire, è sempre stata quella di partire dall'alto per poi declinare in basso tutto quello che erano le varie tecnologie. Se ti dico che una 100 milioni di pixel con quelle caratteristiche, tieni conto che mi sono dimenticato di dirti che fa 4K, se non ricordo male, già con backlog e F-log, le caratteristiche tecniche non me le ricordo, ovviamente non ho... Stabilizzatore anche? No, per il momento no, questa non sarà stabilizzata, okay. Credo, però ne sapremo qualcosa di più tra un mese quando avremo una riunione con i dati definitivi del lancio. Certo. Però ti dico che andrà al pubblico sotto i $10,000, quindi sotto i 10.000. Ma dai! Questa è una promessa che ha fatto il mio gran capo al lancio durante... È una rivoluzione, Sì, è esattamente quello che noi ci aspettavamo. Perché non solo per i professionisti, ovvio che sarà destinata ai professionisti lavori, però a tale livello di costo permette anche di avvicinarsi anche ai super appassionati. Tieni conto una cosa, che quando noi abbiamo lanciato il medio formato, una delle idee che avevamo era quella di andare a competere con le reflex professionali di fascia medio-alta. Certo. Oggi c'era fondamentalmente, oggi c'è fondamentalmente una mancanza di tecnologia che ci permette di essere paragonati a una medio formato, a una reflex digitale di alto livello, perché la velocità di messa a fuoco, non essendo a contrasto di fase, ha purtroppo tutta una serie di limitazioni, se vogliamo chiamarle, che non permettono di avere un'applicazione con questa macchina che copra a 360 gradi le necessità di tutti i professionisti. Una buona parte la copri, ma se vuoi fare
fotografia di oggetti in movimento molto veloci, è chiaro che hai delle difficoltà in comparazione con quella, con quelle che sono le top di gamma dei nostri competitor. Un domani tu capisci che con la 100 milioni di pixel questo gap va riducendosi sempre più. Tu che hai vissuto, per fare un passo indietro, ricordate quello che ti ho detto poc'anzi, tu hai vissuto il lancio della Pro 1. La Pro 1 partì che copriva parte di quello che erano le esigenze. Oggi tu hai un X-T3 che copre il 100% delle esigenze. Per cui l'unica cosa che forse non ha la T3 è lo stabilizzatore che prova l'H1. Per cui nel bene o nel male abbiamo una line-up che ci copre il 100%. Immaginati di vedere che questo non è nient'altro che l'inizio di un percorso, è l'inizio di un progetto. Se tu fai già conto che lo step numero 3 copri già quasi tutte le esigenze, immaginati cosa saranno gli step 4, 5, 6, 7, 8. Allora, avevo preparato 10 domande, cioè hai incluso nella questa risposta. Allora, cioè, vado dalle domande di NOC, cioè proprio, diciamo, che macchina fotografica utilizzi? X-Pro2. Ma va? Giuro. Ah, ok. Graphite. Anche se notoriamente non sono un fotografo. Cioè? Diciamo che le mie passioni nella vita sono altre. Il ruolo che mi compete non mi porta ad avere un contatto diretto con chi è amante della fotografia, con chi è professionista della fotografia. Io in questo ruolo ci sono arrivato per caso, per cui il mio ruolo aziendale è più orientato verso il controllo dei numeri e strategie. Quanti anni lavori in Fujifilm Italia? Troppi. 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 Sono entrato nel 2013, 25 agosto 2013. Ok. No, scusami, 2003? 2003, che 2013? Sì, certo. 2003, okay. 25 agosto del 2003, mi stavo rubando 10 anni da giorno. 15, 16, cioè 16 anni che sono in azienda, sì. Mamma mia. Per cui ti dico, io ho visto passare da le punte scatta, le brigie e quant'altro, a prodotti super ultra professionali, GFX. Ma quindi tu non eri appassionato di fotografia? No, io ci sono arrivato per caso, sono un prodotto dell'elettronica di consumo, arrivavo da un'azienda sempre del giapponese che faceva elettronica di consumo, che purtroppo non ha avuto buone fortune nell'ultimo periodo, che era Sharp. Poi un bel giorno, per delle congiunzioni astrali particolari, sono entrato in contatto con Fujifilm, all'epoca serviva loro un manager che sviluppasse l'elettronica di consumo, e ci siamo trovati, ci siamo piaciuti, ci siamo messi insieme, mettiamola così. Ma cosa sei appassionato? Di una cosa che ti farà sorridere, sì, perché è un mondo molto simile a quello della fotografia, cioè le armi. Ah. Io faccio tiro dinamico sportivo e le pistole o le armi in generale sportive sono molto simili alle fotocamere professionali o alle fotocamere di un certo livello. Quindi il mio mondo è il mio mondo di passione, è molto simile al mondo professionale, al mondo passionale della fotografia. Certo. Dove ognuno ha le proprie attitudini, dove ognuno ha le proprie manie, se vogliamo chiamarle, anche, o le proprie convinzioni e quant'altro, dove, ringraziando Dio, nulla è soggettivo, nulla è oggettivo, ma è tutto soggettivo, ed è il brutto ma l'affascinante di questo mondo. Ma sei sportivo? Sì, sono abbastanza sportivo. Che colore ami? Il blu. Blu? Sì, bene. Sono un blu. Ma sei appassionato di musica? Sono appassionato di musica, mi piace tutta, dalla classica all'hard rock. Ah, ok. Sono capace di andare a vedere un concerto degli AC/DC e la settimana dopo di andare a sentire Pino Allievi. Bene. Che cos'è il tuo sogno da grande? Cioè, non dirmi che no, cioè, il mondo diventasse tutto verde. No, sono molto più prosaico, se proprio vuoi saperlo. Vorrei vincere il Superenalotto e girare il mondo per vederlo e fare gare di tiro dinamico in tutte le parti del mondo. Ah, ok. Questo è onestà per onestà. Ah, certo. La pace del mondo la lascio ad altri. Bene. Sono molto più prosaico. Bene, allora, così, cioè, con l'ultima domanda ti lascio, diciamo, andare. Grazie. E non ami essere intervistato. No, tu sai che notoriamente io non amo essere intervistato, però a te non posso dire di no. Ti ringrazio tantissimo. È un messaggio agli appassionati di prodotti Fujifilm, perché come ne abbiamo tanti noi, gli appassionati convinti, cioè
proprio amante di prodotti serie X soprattutto, no? È un messaggio. Ti dico, non è solo un amante, non è solo agli amanti di Fujifilm, agli amanti della fotografia. È un mondo che, se anche mi appartiene sotto il punto di vista professionale, ma non passionale, è qualcosa di spettacolare. E non c'è nulla di più potente della passione, per cui continuare ad avere passione in qualsiasi cosa si faccia, soprattutto nella fotografia. Perché è qualcosa di incredibile, qualcosa, è un mondo che ti permette di vedere, di far vedere, di capire, è un qualcosa di incredibile. È un mondo prismatico, non è un mondo tagliato, è un mondo che regala sogni ed è una delle cose più belle che si possa avere nella vita. Grande, grande Guglielmo, ti ringraziamo tantissimo. Prego. Grazie. Prego, grazie a voi, a presto. Anzi, la prossima volta verrò nella sede a farti altre domande. Sai che ti accolgo sempre a braccia aperte, è sempre no, un piacere. No, comunque, sì, è dopo presentazione della GFX 100. Questo mi piacerebbe venire da te a vedere, toccare e magari aiuto di qualche amici tecnici. Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Sì. Non appena sarà disponibile, sarà mia premura organizzare un face to face. Fantastico, okay? Grazie. Perfetto, grazie a te.